buon pomeriggio e bentrovati. Parliamo di viola, parliamo di viola contro tutti, parliamo di storia, anche perché qualche ora fa a Soverato c'è stata una bella, bellissima iniziativa. Buon pomeriggio, Enrico Ventrice, come stai? Ciao Giovanni, buon pomeriggio a tutti. Sto molto bene, sono abbronzato anche. Devo dire, un'estate molto lunga, anche se intensa. E sono contento perché 2 giorni fa, come dicevi tu, abbiamo fatto questa presentazione della versione integrale del documentario qui a Soverato. È andata molto bene, quindi sono molto carico. Sì, te l'avranno chiesto in tantissimi. Io conosco anche già parzialmente la risposta. Perché Soverato, che è la tua città, rispetto a Reggio Calabria, che è la sede naturale da sempre del mito viola? Semplicemente perché a Soverato si è tenuta questa rassegna di cinema molto bella al Teatro del Grillo, una sede nuova per il cinema, nel senso che loro avevano già delle serate durante l'inverno, ma hanno deciso di creare questo spazio fuori, una bellissima arena all'aperto. E proprio quest'anno, che diciamo non era proprio l'anno ideale per questo tipo di eventi, hanno dato vita a questo nuovo appuntamento. Però alla fine è andata bene, nel senso che con le dovute precauzioni, distanziamento sociale, eccetera, eccetera, siamo riusciti a portare a casa una bella iniziativa. E quindi la proiezione del documentario Viola contro tutti faceva parte di questa rassegna, ha chiuso, diciamo, la rassegna perché ieri, 2 giorni fa, sono finite le proiezioni. A Reggio siamo disponibilissimi a venire se qualcuno ci invita, quindi fatti promotore di questa Sì, di questa divulgherò il iniziativa. verbo senza dubbio. Insomma, ci hanno scritto in tanti, anche perché in tanti andavano a spulciare sempre il documentario andando sul sito della Rai, anche perché era rimasto caricato lì. Il documentario non c'è più e c'è il DVD. Dico bene, come funziona adesso? Ma sì, infatti una cosa, diciamo, dipende dall'altra, nel senso che la Rai, essendo coproduttrice del documentario, aveva i diritti d'antenna e comunque anche per il video on demand per 5 anni. A luglio sono scaduti i diritti della Rai, quindi noi siamo rientrati in possesso del documentario e abbiamo deciso di distribuirlo in home video. Questa volta, non avendo più i limiti fisici proprio dello spazio televisivo, quindi della messa in onda, abbiamo deciso di distribuire la versione integrale, quella che era stata fatta inizialmente di 75 minuti e che per motivi di spazio e di tempo non è potuta mai essere trasmessa. Quindi nel DVD, che verrà distribuito a brevissimo, dal 14 settembre, ci sarà la versione da 75 minuti con alcune parti che erano state tagliate, tipo per esempio l'intervista a Manu Ginobili e altri contenuti. Credo Santo Versace, non ricordo male, Sì, ci tutta sono, c'è anche quella Hugo. parte lì, insomma. Ci sono degli aneddoti che per motivi di spazio erano stati tagliati molto interessanti, che racconta Massimo Bianchi, così come altri protagonisti. C'è una parte dedicata a Massimo Mazzetto, che comunque non aveva trovato spazio nella versione televisiva, quindi un po' di contenuti in più che sono sicuro faranno piacere. Sì, assolutamente, anche perché il contenuto era già imperdibile in precedenza, adesso sarà ancora più ricco, insomma, non vedo l'ora di anche io di poterlo vedere. Com'è stata la reazione della platea di Soverato durante la serata di qualche ora fa? Ma è stata incredibilmente positiva, anche perché c'erano alcune persone che non avevano mai visto il documentario, quindi diciamo per loro è stato un impatto importante. Ce n'erano alcune che avevano visto invece la versione televisiva e i commenti che ho ricevuto sono stati molto interessanti perché mi è stato detto che diciamo, diciamo, questa parte che è stata aggiunta, queste varie parti che sono state aggiunte, in qualche modo hanno fatto sì che a livello narrativo l'opera avesse un senso più compiuto. Quindi questo mi fa molto piacere in realtà, perché quella che andrete a vedere in DVD è la versione come era stata pensata inizialmente e che poi in qualche modo era stata sacrificata per motivi di spazio. Sì, io ne ho parlato tante volte con Giusva Branca, anche perché anche il suo libro a un certo punto chiaramente non percorre tutta la storia della Viola Reggio Calabria, e penso che la parte di Ginobili e Versace e anche qualche annata dopo sia assolutamente molto molto significativa.
Per quanto riguarda invece Reggio Calabria è ripartita con tanto orgoglio, con un nuovo progetto di tifosi che quest'anno volerà nuovamente in Serie B, un campione lasciato 2 anni or sono dopo nuove vicende molto molto tribolate. Viola contro tutti, penso che sia un claim che continua e speriamo possa finire con un po' di tranquillità e un minimo di andare liscio. State dialogando col Supporter Trust eventualmente per entrare nelle scuole per divulgare questo contenuto. Io sogno chiaramente il Teatro Cilea. Adesso con lockdown probabilmente sarà un appuntamento futuro, anche perché sarebbe bello vederlo pulsante con tutte le persone una accanto all'altro senza restrizioni. Siamo tutti un po' stanchi di questo lockdown. C'è in programma qualcosa in chiave progettuale per Viola contro tutti? Allora, in realtà io ho parlato diverse volte con loro nell'ultimo anno. Diciamo che anche la situazione non era proprio favorevole a una programmazione perché praticamente non sapevamo cosa sarebbe successo da una settimana all'altra. Loro sono interessati ovviamente al progetto e addirittura avevano chiesto la possibilità di diffonderlo nelle scuole già l'anno scorso, però come dicevo i diritti della RAI scadevano a luglio, quindi questo non è stato possibile. Spero che anche alla luce di questa nuova iniziativa di distribuzione un video si possano creare le condizioni. Io sarò presto a Reggio già la settimana prossima, credo, e spero di poterli incontrare per pianificare qualcosa insieme. Dovete sapere, cari amici di Reggio Canestro, che è la prima volta che ho visto Viola contro tutti, e l'ho visto in anteprima, di questo devo ringraziare Enrico. Eravamo io, Enrico Ventrice e Gustavo Tolotti, che era lì accanto a noi come se fosse un bambino ed era emozionato. Penso che la cosa si sia replicata anche 2 giorni fa, dico bene. Sì, è stato molto emozionante. Gustavo poi alla fine si è trovato a salire sul palco con me e con Giusva per dare vita a questo breve dibattito, diciamo, post-proiezione, e devo dire che dalle sue parole traspariva grande emozione. In particolare, rispondendo a una domanda del pubblico, lui ha detto una cosa effettivamente importante, che quando è successo, diciamo, nella parte conclusiva, quella che ha sfiorato il dramma, sto parlando del 1997, diciamo, quando la Viola è stata fondamentalmente considerata fallita. Lui diceva che in realtà gli atleti sono stati sempre tenuti un pochino al riparo da tutte le vicende esterne, dalla società, e quindi non avevano bene idea di quello che stesse succedendo. Rivedendo il documentario si è reso conto di quello che hanno potuto passare i vertici della società in una vicenda di questo tipo, ed era quasi dispiaciuto del fatto che comunque loro abbiano vissuto questa situazione da un punto di vista privilegiato, che non fossero stati coinvolti invece a livello umano e personale, così come per esempio l'ingegnere Scambia, così come il giudice Viola. Io prendo quest'assist anche perché devi sapere che durante il lockdown mi sono dilettato nell'andare a intervistare personaggi miti che abitano negli Stati Uniti, ma anche i campioni nostrani, da Kubek a Campanaro, passando per Brent Scott e Sean Vandiver. E ti posso garantire che quello che ho trovato negli occhi, nella voglia del quartetto che ho avuto insieme all'ingegnere Scambio, ovvero Santoro, Bullara, Aveni e Tolotti, probabilmente non l'ho trovato in nessun altro. Tolotti, in retroscena, che qualche settimana dopo ho fatto una diretta dedicata alla memoria di Massimo Rappoccio, tifoso incredibile, al quale è dedicata la curva del Palacalafiore. Avevo chiesto a Gustavo un intervento breve, una sorta di anteprima. L'ho salutato all'interno di questa diretta e lui è rimasto lì collegato. Dopo un'ora e mezza di trasmissione, l'ho visto che era ancora collegato, stava seguendo tutti. E l'ho fatto rientrare. Tu, insomma, tu dirigi docufilm soprattutto, quindi ti rendi conto di che persone hai davanti e molto spesso analizzi il loro percorso. Qui siamo di fronte probabilmente a una condizione di sport che non esiste più, di prima persone con la P maiuscola e poi giocatori di pallacanestro. Sì, Tolotti era fortissimo. Mi hanno mandato la clip, ringrazio Giulia Versa,
dell'ingegnere Scambia, dove dice Gustavo Dolotti ha stoppato Michael Jordan, cosa verissima, ma secondo me più che la stoppata di Michael Jordan meriterebbe una medaglia al valore per quello che rappresenta per tutti noi. Che Sì, ma ne infatti pensi? se tu ricordi, lo stesso Santoro nel documentario accenna al fatto che quando c'è stato il crack, praticamente tutti loro avevano ricevuto delle offerte importanti che si sono guardati bene dall'accettare perché non era nella loro considerazione quello di poter accettare un'offerta e andare via da una città che in quel momento aveva bisogno invece di la massima attenzione. Quindi lo stesso Sandro Santoro, così come Gustavo, hanno avuto delle offerte incredibili che hanno rifiutato proprio per stare vicino alla società, alla squadra. E in un ambiente oggi, per quello dello sport, in cui fondamentalmente non sono neanche i protagonisti delle vicende a parlarsi, ma sono gli agenti dei protagonisti a parlare tra di loro con le società, questo mi sembra un atteggiamento che è assolutamente, oltre che lodevole, impossibile da trovare al giorno d'oggi. O gli uffici stampa, o i social media manager, o quello che vogliamo, insomma, sì. Ora, apro una piccola parentesi. Per questa storia, probabilmente più che Enrico Ventrice o il sottoscritto, serviva Carlo Lucarelli, perché la vicenda dell'ingegnere Scambia ha lasciato sempre tutti con un bel punto interrogativo triste, dai risvolti davvero tristi. Qualche tempo fa, in una kermesse nazionale, hai argomentato con un tuo monologo proprio sulla vita dell'ingegnere Scambia. Era un intervento molto molto significativo e anche lì parliamo di un'eccellenza probabilmente distrutta per ragioni che non riguardano la pallacanestro, una storia molto molto cruenta. Che idea ti sei fatto di questo? L'idea me la sono fatta bene, nel senso che voi dovete sapere che l'intervista dell'ingegnere Scambia è durata 3 ore e mezza e praticamente Dove eravate? eravamo a casa di Ferruccio Ferrante. E salutiamo, insomma. Salutiamo. C'è stato un incontro preliminare il giorno prima che è durato altre 3 ore, quindi a telecamere spente. Perché l'ingegnere Scambia fino alla fine era indeciso se concedermi o meno l'intervista per questo documentario. Ha voluto prima conoscerci e poi ha preso questa decisione. Quello che a lui importava in quel momento, innanzitutto, era capire che cosa volevamo fare di questa intervista. Ovviamente, in qualche modo sapeva che avremmo fatto un documentario sulla viola, ma parlare della viola, dei fasti della viola, senza poi parlare di che cosa è successo dopo, sarebbe risultato un po' riduttivo. Non avremmo portato a termine il discorso in maniera compiuta, Forse completa. anche anacronistico, probabilmente. Esatto. Quindi lui voleva effettivamente rendersi conto, parlando con noi prima dell'intervista, se diciamo, avessimo analizzato il discorso da tutti i vari punti di vista, da tutte le varie sfaccettature, oppure se ci saremmo invece limitati a raccontare soltanto le vicende sportive. Ovviamente, così come ho detto l'altra sera, questo sulla viola non è un documentario sportivo. Questo sulla viola che ho voluto fare io è un documentario che riguarda la città di Reggio, che riguarda i tifosi, che riguarda gli uomini che hanno partecipato a questa impresa. Quindi lo sport paradossalmente passa in secondo piano. L'elemento umano, antropologico che viene fuori in maniera importante, e questo era quello che volevamo fare effettivamente. Quindi è normale che l'attaccamento agli uomini, prima ancora che alle vicende sportive, è risultato fondamentale non solo a livello narrativo, ma anche per noi che questo documentario l'abbiamo fatto e che quindi eravamo molto più interessati a questo tipo di aspetto che ad altri. Poi anche l'intervista del giudice Viola, addirittura 2 giorni, abbiamo divisa in due perché a un certo punto eravamo stanchi sia lui che noi. E quindi siamo tornati il giorno dopo. Di conseguenza questa vicenda, cioè, ce n'era da raccontare, si poteva fare una serie su questa vicenda più che un documentario, ma chiaramente abbiamo dovuto sacrificare delle cose perché ci hanno tagliato la versione integrale, figuriamoci ad andare oltre, diciamo. Magari argomentando di questi,
di questo. Se un domani veramente sarà una serie, tanto di guadagnato, anche perché per tanti sportivi come il sottoscritto, la viola è molto molto importante, insomma. Quindi se sarà anche una serie, ben venga, sarebbe un qualcosa di clamoroso. E di argomentazioni ce ne sono, il ciclone barbaro su tutti, insomma, è un qualcosa di inedito e clamoroso che andrebbe argomentato passo dopo passo con. Ma anche come è stato possibile tesserare in Serie A 1 Campanaro, una storia che ci hanno raccontato tutti, che non abbiamo inserito per problemi di spazio, ma anche quello meriterebbe un documentario a parte, Ma una strada incredibile. fondamentalmente io ho avuto modo di intervistare Marc Campanaro un mesetto fa, ormai un mesetto e mezzo, ma forse è la vita di Campanaro che meriterebbe una storia tipo George Best, insomma, perché parliamo di un personaggio clamoroso. Tant'è, durante l'intervista mi raccontava che lui adesso è il segretario di un'associazione di giocatori ritirati d'America. Con tutti questi super giocatori NBA, hanno fatto una serata di beneficenza in Texas tra gli ospiti d'onore per questa raccolta fondi. C'era Manu Ginobili che gli passò davanti e Mark gli ha detto: Manu, ma dove stai andando? E lui gli fa: scusi, ma chi è lei? E io sono Campanaro. Mark dice che Ginobili è diventato palliduccio in faccia e ha fatto: signor Campanaro, ma sono vere tutte le cose che dicono di lei a Reggio Calabria? Quindi fondamentalmente è un messaggio che si tramanda anno per anno, padre in figlio, ed è un qualcosa di straordinario, fondamentalmente. Meraviglia, che meraviglia. Insomma, Enrico, io ti faccio un grande in bocca al lupo. Aggiornaci su questa distribuzione perché sono in tanti. Presto sulla pagina Viola contro tutti, che se tu me ne darai la possibilità anche sul Reggio Accanestro, Assolutamente. pubblicheremo i punti vendita dove potranno essere trovati questi DVD. Quindi, se vi va, a me fa piacere, così contribuiamo a mantenere vivo questo ricordo e questo lavoro. Assolutamente, io ti abbraccio e ci vediamo prestissimo. Ciao a tutti, ciao. Ho incontrato persone meravigliose che quotidianamente si danno da fare e lottano per far sì che nel momento in cui hanno perso un treno, questo treno possa ripassare, che lottano per superare tutti gli ostacoli della vita e che sono per me di continua ispirazione, di quotidiana ispirazione. Ho incontrato per esempio Omar è un apneista di 43 anni che detiene tre record italiani e un record mondiale con meno 131 metri di profondità. Omar fumava due pacchetti di sigarette al giorno fino a 25 anni. A un certo punto ha deciso che doveva smettere di fumare. Non solo ha smesso di fumare, ma è diventato campione del mondo in una disciplina in cui la gestione dei polmoni, del diaframma e di tutto ciò che avviene all'interno del nostro corpo diventa fondamentale per raggiungere determinati livelli. Ho incontrato Kidane. Kidane è un ragazzo africano, un ragazzo di origini africane, ma nato in Italia, che parla quattro lingue, ha una laurea, parla quattro lingue più diversi dialetti maghrebini e che potrebbe fare qualsiasi cosa nella vita perché gli arrivano continuamente offerte di lavoro. Ma lui ha deciso che deve stare in mare a dare una mano ai migranti che arrivano perché è l'unico modo per comunicare, visto che le operazioni di salvataggio spesso sono pericolose e questi non sanno che cosa devono fare. Lui ha deciso di stare là, nel Mediterraneo. Ho incontrato Gianni. Gianni è un ingegnere di Reggio Calabria che con il suo lavoro onesto ha costruito un patrimonio immenso che dava da lavorare a migliaia di persone, non solo in Calabria ma anche fuori, e che ha portato la squadra di pallacanestro di Reggio Calabria ai massimi livelli nel campionato italiano. E Gianni è rimasto invischiato in una vicenda più grande di lui, più grande di me, più grande di tutti noi messi insieme. Accuse molto pesanti, da cui poi però lui si è sempre difeso. E con la grinta di un ragazzino, oggi che ha 85 anni, è uscito fuori a testa alta da 18 anni di processi che l'hanno fiaccato nell'anima e nel corpo. E ancora oggi è riuscito a fare lui causa per richiedere indietro i danni di tutto ciò che gli era stato tolto. Ho incontrato Roberta. Roberta è una giovanissima professoressa di neuroscienze alla Cornell University di New York. Poco prima
di partire per gli Stati Uniti per coronare il suo sogno, sua madre si è ammalata ed è venuta a mancare nel giro di pochi mesi. E Roberto ha capito che per superare questo trauma l'unica cosa che poteva fare era dedicarsi a curare gli altri. E quindi oggi è a capo di un team di ricercatori che praticamente cerca quotidianamente una cura contro il Parkinson. Ho conosciuto Mariangela il cui figlio è morto prematuramente in un incidente motociclistico sulla statale 106 e Marianne è diventata lei stessa una motociclista e con suo marito va in giro per i motoraduni perché vuole conoscere le persone che hanno voluto bene a suo figlio per mantenerne vivo il ricordo. Ho incontrato Camilla, una ragazza di 26 anni che con la laurea in tasca da Firenze è partita per gli Stati Uniti per realizzare il suo sogno di lavorare all'ONU e trovare uno strumento musicale realizzato da suo nonno, che lei non ha mai conosciuto. Quando era lì per mantenersi ha lavorato all'interno di un ristorante e a un certo punto le è arrivata una proposta lavorativa incredibile che lei ha rifiutato perché ha detto che in cuor suo in quel momento non pensava di dover accettare quella proposta e praticamente ha continuato per la sua strada per inseguire il suo sogno. Sono tutte storie meravigliose che ci insegnano comunque che nella vita lottare, andare avanti per raggiungere i propri obiettivi è fondamentale. Molte volte per natura siamo propensi a prendere la strada più breve, quella più veloce, più immediata, che magari può essere quella giusta o magari no. E come si fa a saperlo? Beh, io non sono nessuno per dirvi come si fa a scegliere la strada, però posso dire come l'ho scelta io. Io lavoro sempre col cuore e finora è andata sempre bene. Grazie.